Buon pomeriggio e buona giornata e buon pranzo, visto che ci avviciniamo alle ore 13, cari amici. Bene, il quesito, ovviamente, che ci facciamo noi appassionati di wrestling e soprattutto di WWE, è quando la WWE potrà ritornare a mostrarsi agli appassionati nelle arene, nei palazzetti. Bene, proprio ieri, diciamo che stavo leggendo una notizia riguardo proprio a questo argomento, secondo il quale almeno sulla carta così si pensa che la WWE possa ritornare a tenere eventi live in diretta e davanti ai fan, agli appassionati, intorno a fine settembre, inizio ottobre. Beh, sicuramente se sarà così, dopo WrestleMania, che ovviamente è il pay per view più importante dalla federazione dei McMahon, il grande interrogativo, che spero di leggere qualcosa riguardo tra non molto, può essere l'evento più caldo dell'estate, quindi SummerSlam, che è secondo a WrestleMania, ma è comunque un pay per view importantissimo. Appunto, è uno dei Big Four. E beh, sicuramente, insomma, dopo una WrestleMania molto diversa rispetto a tutti gli altri anni, e se non sarà dato un ok per l'apertura al pubblico, diciamo fine agosto, così in tempo per SummerSlam, ci toccherà anche vedere il pay per view più importante dell'estate senza pubblico, o al massimo con i ragazzi del Performance Center divisi dai plexiglass. Certo, questo dispiace molto, però insomma, almeno io, ma penso anche tanti appassionati di questa disciplina, siamo coscienti del fatto che, diciamo, appunto l'America è stata colpita dopo rispetto a noi dall'Italia per il coronavirus, quindi a dei tempi un pochino diversi, però sicuramente il pubblico tornerà. Quando, come vi dicevo all'inizio, ho letto presumibilmente a fine settembre, inizio ottobre. Speriamo che sia così, anche perché, insomma, non so a voi, a me mancano un po' anche quelle aperture di Raw, SmackDown con i famosi fuochi d'artificio, ma anche come può essere un pay per view, quindi diciamo noi, poi se vi ricordate bene, siamo stati anche abituati ai pay per view in Arabia Saudita, fatti di grande scenografia, quindi beh, facciamoci un augurio generale che quando prima potremo rivedere il pubblico nelle arene, nei palazzetti, negli stessi, e che chissà, la WWE possa tornare a fare dei tour in Arabia Saudita. Beh, sicuramente, insomma, la federazione sta cercando, per quello che è possibile, magari già di studiare la possibile card del pay per view di quest'anno di SummerSlam, dove magari si vocifera così in giro una possibile sfida titolata per il titolo WWE tra Drew McIntyre e Randy Orton. Staremo a vedere.
Bene, io vi ringrazio. Oggi insomma, qui a Trani, come penso in tante città italiane, fa davvero tanto e tanto caldo, e quindi è importante anche diciamo il sostegno alimentare, la frutta, verdura. Quindi ci vediamo alla prossima, sempre qui sul mio canale. Viva il wrestling, viva la WWE. E poi per ultimo vi invito a recarvi sui vari canali social del Godzilla, Luca Franchini e anche il canale YouTube del Bardo Michele Posa, perché chi ha seguito tutti questi 17 anni, Michele Bosi e Luca Franchini su Sky, sa che purtroppo ieri è stato l'ultimo giorno del duo a Sky, dove hanno commentato la WWE. Però niente paura, perché se vi andate a recuperare il mio video che parlavo dell'approdo della WWE su D-Max, li ritroveremo proprio lì in Free TV al canale 52 del digitale terrestre, Michele Bose e Luca Franchini, a partire dal 13 luglio, se non vado errato. Quindi ora hanno Michele e Luca hanno qualche giorno di pausa. Comunque recuperate, per esempio, dal canale di Michele Bussi il materiale recente, a partire per esempio dalla diretta che ha fatto con il Goz Luca Franchini lunedì. Ieri ho visto anche un bel video che ha postato per quanto riguarda questa avventura che dopo 17 anni è finita tra WWE e Sky Sport Italia. E quindi anche loro vissuto a Sky Sport. Bene, grazie a voi tutti. Vi auguro buon proseguimento di giornata, buon pranzo e alla prossima. Ciao!